Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: «Rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto». Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Pace e bene, carissimi fratelli e sorelle, siamo giunti alla 24esima domenica del tempo ordinario e la nostra attenzione viene richiamata dalle parabole cosiddette della misericordia. Il Vangelo che ascolteremo è molto lungo, per cui forse in molte celebrazioni verrà scelta la forma breve. Tuttavia, credo vada letto per intero per cogliere in profondità il messaggio di questa domenica.
Le parabole della pecorella smarrita e della moneta ritrovata sono come una sorta di grande premessa alla parabola che tutti noi, ne sono certo, conosciamo molto bene, la parabola del figlio al prodigo o del padre misericordioso. Tutta la liturgia di questa domenica allora ci orienta verso il significato e l'esperienza della misericordia di Dio. L'occasione per cui Gesù racconta le parabole della misericordia è data proprio dall'indignazione che egli provoca nei suoi interlocutori, scribi e farisei, intrattenendosi con i peccatori e mangiando con loro. Costui accoglie i peccatori e mangia con loro, mormoravano. E Gesù parla in parabole. La prima è quella della pecorella smarrita. Dopo aver sottolineato la gioia del pastore e l'invito a rallegrarsi con lui per il ritrovamento, Gesù dice: «Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione». Poi continua con la parabola della moneta perduta e, dopo aver sottolineato l'impegno della donna nel cercarla e la gioia condivisa con le amiche vicine di casa, dice: «Vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». Quindi il Vangelo continua con la parabola del figlio al prodigo. Mi piace sottolineare solamente il momento del ravvedimento, del ripensamento di questo figlio minore. «Allora ritornò in sé, ascolteremo, e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e verso di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. E il padre lo stava aspettando. Da lontano lo vide, gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò, lo fece rivestire del vestito più bello, gli mise l'anello al dito e i sandali ai piedi. E il padre lo stava aspettando, da lontano lo vide, gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò, lo fece rivestire del vestito più bello, gli mise l'anello al dito e i calzari ai piedi. Il padre ridona la dignità perduta a quel figlio che, pentito, è ritornato a lui, nella sua casa. Questa grazia, carissimi amici, possiamo sperimentarla anche noi. Prima ancora del nostro pentimento, il Signore attende il nostro ritorno a Lui per ridonarci la dignità perduta a causa dei nostri peccati. Lasciamoci allora toccare da questa grazia e disponiamo costantemente il cuore e la mente ad accogliere il dono della misericordia, per sperimentare l'amore senza misura del Padre. Pace e bene e buona domenica a tutti.